Buongiorno! Ciao Dorine! Allora, noi stiamo andando una lavata di piatti a prendere il pullman e andiamo in centro stamattina, perché oggi siamo liberi, perché è la giornata magica, perché ci sarà la recita di fine anno di Federico ed è l'ultima recita che fa alla Materna, perché il prossimo anno va alle elementari, quindi sono tutta emozionata e niente, adesso prendiamo l'autobus, invece il mio mare mi porta al, come si chiama già? Festival del Sushi Festival. Non mi ricordo mai se è festival giapponese o festival del sushi, invece è del sushi, quindi vi portiamo con noi e vediamo cosa troviamo in centro. Tanta roba, tanta roba. Prevedo del sushi. Siamo arrivati e il mio amore mi ha fatto un regalo molto bambinesco. Profumino, mamma mia. Di salatino. Sì. Vabbè amore, non mi far sentire neanche se... Io le panetterie, io lavorassi in una panetteria sarebbe la mia rovina. Lo squishy squishotto a forma di cagnolino. E poi, perché ho un piccolo problema tecnico. Invece a Fede gli ha trovato questo qua che voleva della fattoria, sono degli animali che si gonfiano a palloncino, comunque è chiuso, non ci posso credere. E niente, andiamo a farci un giro. Vi racconto una cosa particolare della nostra città. Si dice che questo angelo qui, l'obelisco, quello piccolino laggiù, e ce n'è un altro in fondo dall'altro lato della città, facciano parte del triangolo magico di Torino. Quindi l'angelo è fonte di bene insieme all'altro obelisco dall'altro lato della città, mentre quello piccolino lì si dice che sia la porta all'ingresso per il male. Infatti è viene raccontato molto nella Torino magica. Non abbiamo trovato subito il festival del sushi perché pensavamo che fosse in un posto, invece era in un altro. Invece no. E quindi abbiamo deciso di fermarci da, invece che mangiare il sushi lì, perché tanto comunque, aspettate che mi sposto, perché tanto comunque non ci fidiamo, perché è un sushi che non conosciamo e quindi comunque non ci fidiamo a mangiarlo, quindi ci fermiamo a mangiare da John Toast, un toast molto integrale. Parla per te, amore mio, parla. Immaginavo. Andiamo, va? 8 John Toast. Andiamo! E se dicessimo, ma sì, proviamolo? E se poi te ne penti? Allora, questo è il sensorino che suonerà quando i toast sono pronti. Vibra, dopo vi vibra. Faccio vedere che toast ho preso, un super toast veramente troppo buono secondo me. E tu cosa hai preso alla fine? Tanta roba. Vabbè, ve lo facciamo vedere dopo allora. No, come arriva è finito. Esagerato. Buon amore!
mai. Tostino, allora ovviamente pane integrale, verdure grigliate e maionese vegana. Buon appetito! Ah, e tu? Salsiccia! Tanta roba! Tanta roba, buon appetito! Buon allora, appetito. No, comunque cos'è? Formaggio e salsiccia? Sì. Buono! Buon appetito! Ho un quesito per tutti quanti voi! Ma se un evento non viene confermato o viene annullato e cancellato, perché cazzo non lo scrivete sulla pagina Facebook? Sì, ha ragione. Effettivamente ci hanno un po' presi in giro. Non solo noi, ma tutti quelli che sono venuti a vedere sto cavolo di Festival del Sushi che abbiamo visto ora grazie a un commento di una ragazza che ha chiamato il numero che noi stiamo chiamando da un'ora. E non ci cacano. E non rispondono. Che praticamente il festival non si farà perché dove sei? Perché non è stato, dicono che non è stato approvato il posto dove devono farlo, cioè Piazza Castello, e quindi noi meno male che abbiamo pranzato perché alla fine questo Festival del Sushi non esiste. Però vabbè, c'è un però. Spezziamo una lancia a favore del Festival del Sushi. Ci siamo visti il Festival del Fiore. C'entra un cazzo però. C'entra un cazzo. Sì, in via Roma c'era tutto il Festival dei Fiori. Cioè festival, era una fiera, non il festival. Dettagli, però c'era tutta la squinquiglierie. Però c'era tutti i banchetti con i fiori. È bello, carino, qualcosa ve l'ho fatto vedere, dobbiamo attraversare. Ciao ciao. Allora, siamo arrivati a casa. Vi faccio vedere velocissimamente che cosa abbiamo preso al supermercato. E abbiamo preso anche qualcosina perché dopo la recita di Federico facciamo un piccolo rinfreschino a casa, ma proprio una scemenza, quindi bere giusto una cosa fresca. Due patatine, ma proprio una sciocchezza che io non posso mangiare. Però in compenso ho preso la piccola anguria, la baby anguria, e mi mangerò una fetta di quella. Baby anguria, 7,18 euro di baby anguria, cioè veramente un suicidio. Poi pane di segale, perché l'ho finito e qua non c'è altro. Poi qua invece c'è un'aranciata, questa qua è quella zero, senza zuccheri aggiunti e contiene naturalmente zuccheri, così insomma magari un sorsino lo bevo anch'io. Poi questi li ha voluti prendere Ricky per Federico, che erano in offerta. Questa è Nala che si stira, non fateci caso. Poi ho preso le noci da mettere quando faccio lo yogurt, queste cose qua. E poi abbiamo preso il prosciutto cotto per quando Ricky vuole farsi un panino per il lavoro o per Federico, che a loro piace molto il prosciutto cotto. E poi qua invece c'è allora i crodini, perché abbiamo preso i crodini per dopo, adesso li metto subito in frigo. Poi ci sono le banane e poi qua ci sono le arance, poi Ricky ha preso due lattine di questa birra qui della Ceres, che era in offerta, e due lattine di birra, basta, mi pare basta. Ah, ecco, poi abbiamo preso appunto giusto due sacchettini di patatine che Fede ci teneva, questa era anche in offerta, pagata pochissimo, del pacco da 300 grammi. E poi vabbè, qui non vi mostro che cosa c'è perché abbiamo trovato il regalo per il compleanno di Federico. Qua c'è due panini e poi sempre per Fede gli ho preso i suoi amati marshmallow per quando tornerà dalla recita di scuola. Poi qua c'è un sacchetto che non vi mostro perché è presto, non vorrei che poi magari Fede guarda questo video, lui li guarda i miei video, quindi non vorrei insomma che scoprisse il regalo, però abbiamo trovato il regalo di compleanno per lui, quindi già per luglio l'abbiamo trovato, quindi lo devo nascondere e impacchettare. E poi
Ricky mi ha fatto una sorpresa. Oltre allo squishy mi ha preso anche questo videogioco qua di Super Mario, che è in un negozio praticamente di, come fosse un GameStop, ma non è GameStop, è un'altra marca. E ha un sacco di giochi, videogiochi, veramente di tutto, usato a pochissimo prezzo, quindi sono troppo contenta. E niente, quindi questa è la spesa e ora vado a sistemare tutto, do una sistemata alla casa perché poi usciamo e andiamo alla recita. È tardi, come al sempre. Andiamo. Arrivati a casa, vi faccio vedere velocemente lo squishy che mi ha preso Ricky, che è bellissimo. Lo trovate in edicola. Questo qua rilascio lentissimo, sono troppo carini, sono i nuovi animaletti che hanno fatto uscire. Si chiamano Skiffidol Kawaii Super Squishy. E appunto li trovate in edicola e ora lo apriamo insieme. Eccolo qui, vedete che lo trovate in edicola, a rilascio lentissimo, super morbidissimi, e io non vedo l'ora di aprirlo. Spero di farcela con una mano sola. Oh, oddio, è super soffice, non fate caso alle mie unghie perché le devo sistemare. Oddio, è sofficissimo, una cosa incredibile. Che bello, è piacevolissimo. Li voglio tutti, ragazze, li voglio tutti. Poi ci sono un sacco di forme carine, la carta igienica, il cagnolino. Questo è il cagnolino, credo. Col naso a cuoricino. Che bello. Troppo bello, e profuma tantissimo di biscotto. Bello bello, se anche voi li avete comprati scrivetemelo qui sotto nei commenti, sono curiosa di sapere quale avete preso, ce ne sono un sacco di bellissimi, però questo qua mi piaceva tanto tanto. Che bello, va bene, ok, la smetto. Io ora vi saluto, ragazze, vado ad editare questo video, spero vi sia piaciuto, un bacione e alla prossima, ciao!